Ciao a tutti da Lilli Maraviglia, sto per fare uno scherzetto bellissimo a suore, speriamo che mi riesce. L'altro giorno quando ci stava il coso là di Amazon Prime Day, ho comprato questi qua, che sono veramente dei fogli, che praticamente ci stampi e poi ti ci puoi fare i tatuaggi finti. Io ho stampato questo qua, Carlo Conti, e io ero da un po' di giorni che a suore si dice che mi volevo tatuare Carlo Conti, e lui ci credeva pure. Mentre come vedete qui c'è scritto, non importa il colore, sei buono a tutte le ore. Adesso me lo farò qua. Iniziamo. Allora lo ritagliamo. Oh cazzo! No, lo devo fare al contrario. Devo farlo al contrario la scritta. Sono rincoglionita. Ah, perché? Vabbè, mi faccio solo Carlo Conti qua. Sì, direi che ci sta. Dai, apriti, pellicola di me. Ok, io direi qua. Prendo un po' d'acqua, bagno un fazzoletto. Guarda se non funziona. No, raga, ci sono rimasto troppo male. Quanto la volevo la scritta? Non importa il colore, sei buono a tutte le ore. Uffa. Ah! Raga, che me... Oh dai, ma si vede che è finto, dannazione. Vabbè, allora adesso cercherò un modo per farlo meno finto. Asciugati. E poi tipo un po' allungato. Sì, è un po' allungato, non capisco. Prima gli levo tutto l'eccesso di acqua. Adesso, visto che ha un vero tatuaggio, mettiamo un po' di bepantenol. Bisogna curarlo. E poi ovviamente la pellicola, perché comunque bisogna proteggerlo. Se prende il sole, me si rovina, no? E tada, il mio tatu di Carlo Conti. Però vi giuro, mi dispiace troppo. Perché sono così rincoglionita? Cioè, mi è venuto in mente, ma adesso, capito? Non potevo pensarci prima. Voi che dite? Vi piace? Mo vediamo se ci casca. Testa di culo. No, testa di culo, no! Oh, ma che te vuoi? Ci ho mai rotto il cazzo. Dovresti ricarri che l'altro giorno ha detto il mio tatu a Carlo Conti. È finto. No, è vero, l'ho appena fatto, infatti non me la toccare. Come è finto? Non è finto, certo. Oh, fammi vedere sto schifo. Ah, mi fa male, non me la toccare. Tu ti sei fatto male. Sarebbe stato giusto, ci sono andata stamattina. Tu ti sei graduata, Carlo Conti. Ma non ti l'avevo detto, ci andavo, l'avevo preso appuntamento, te l'ho detto, non ci credevi, invece è vero. Volevo scriverci pure una scritta, però magari la metto dopo. Però non lo so, che ne pensi? Ho fatto da fattore, dai. Tanto, perché poi con l'estate fanno male, infatti ci devo sempre mettere la cremina. Dai, davvero, è vero. Sì. Tu sei malata. Perché? Sei tappata che con tutti sul braccio. Non ti piace? Tu sei malata. Perché? Tu sei matta! Perché? Tu ti sei tatuata che... Scusa, sai, ma che colori se l'ha fatto? Va bene, ok, sì, ma... Tu dici che non è vero. Sì. Non mi stai prendendo bene. Senti, come faccio a farlo finto? Non lo so, ma non ci credo che ti sei tatuata Carlo Conti per davvero. Non lo so, però è vero. Però mi fa male. Te l'ho detto che non lo devi fare. Vabbè, ormai io carpe diem, Suarez. Carpe diem, guarda te. Che? Ma com'è tutto così rosso? Perché c'è il sangue sotto. Forse l'ha fatto pregio. Te l'ha detto? Vieni da giù, vedi i bei colori. È bello pregio. Guarda, sei uno scherzo di merda, ti giro di uscire. Perché dovrebbe essere uno scherzo? Sì, è uno scherzo. No, dove c'è questo pezzo di carta? Se vedere, ma come? Non è vero, non è vero, è un fake del cazzo. Ma come te lo sei fatto? No, è vero, Suarez. Oh, è vero? È vero! Non è vero, è far zocco come la morte. Ma vai a fare il culo, te Carlo, non ti tatuare. Adesso ci devo scrivere pure, non importa il colore, sei buono a tutte le ore. Però poi se no mi sono accorta che se lo faccio veniva al contrario. E quindi niente. Dai, già posso fare? No. Dai, ti prego. Devo fare Carlo Conti addosso. Dai, ti prego, in fronte. No. Ma l'hai filmata sta cosa? Certo l'ho filmata. E dov'è? Trovala! Ma vaffanculo. Sono mongolata. Sare già cascato. No, no, no. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono tatuata Carlo Conti come ci starei. E niente, ciao.